dopo una stagione così, che comunque è stata una stagione strepitosa, perché comunque il Pescara è arrivato fino alla, alla semifinale dei playoff, ha mancato la finale veramente per un soffio, e quindi io come presidente mi sento di ringraziare sicuramente il mister, lo staff, tutti i giocatori, soprattutto il pubblico che quest'anno ha veramente creato con la squadra un feeling straordinario, e mi auguro, al di là del fatto che ci sia nel prossimo futuro io o altri, ma mi auguro che veramente questa strada qui venga ripercorsa anche nei prossimi anni, perché è l'unica medicina che può far bene a una squadra, e avere il suo pubblico vicino e sentire veramente il calore dei tifosi. Alla fine della partita credo che la chiamata della curva per i ragazzi e l'applauso e l'incitamento che c'è stato, credo che sia stata una cosa veramente da brividi e da emozione, ma mi ha fatto molto piacere. Siccome 8 giorni di stacco totale dal calcio, non voglio sentire parlare manco delle porticine per il calcetto, e poi dopo ci ragioneremo insieme a Giorgio, con il quale voi sapete che io ho un ottimo feeling, e quindi ci siederemo, ragioneremo e decideremo chi sarà il prossimo allenatore del Pescara, quali saranno i programmi, quali saranno i calciatori, quelli che vanno via, quelli che restano, decideremo tutto. Sicuramente, come diceva lei, Zauri ha fatto non bene ma benissimo, e se c'è un rammarico che io oggi ho da presidente del Pescara e non aver potuto vedere in questa stagione un giovane della primavera esordire in prima squadra. Ma potrebbe cedere alla società? Perché no, Enrico? Io non devo, ho sempre detto, non devo stare qui a dispetto dei santi. L'importante è che arrivi qualcuno serio che possa garantire un futuro al Pescara. Però quello l'ho sottolineato per ricordare a chi viene allo stadio, a chi ama veramente questa maglia, che questo è il modo di sostenere il Pescara e non di buttarla al mare al primo problema che viene fuori, perché quest'anno, ribadisco, la curva è stata il 12° uomo in campo,